Celebrazioni a Pesaro durante lo scorso weekend per il patrono San Terenzio. Una festa piena di spiritualità, quella che si è svolta in Duomo e per le vie del centro storico per la processione con le reliquie del santo. Auguro ai pesaresi di avere uno sguardo di speranza verso il domani. La festa di un santo non sono occhi rivolti al passato, ma è un'esortazione a guardare con fiducia alla vita come dono, una vita che va spesa con passione, per amore della propria comunità, di tutta la comunità, di tutti i simili. Quindi auguro a tutti un anno proiettato, ecco, verso la speranza, ecco, quindi guardare con fiducia verso il futuro. Questo è quello che chiedo anche nella preghiera a San Terenzio per tutti i pesaresi. L'arcivescovo Sandro Salvucci ha scelto la festività patronale di San Terenzio per presentare il suo nuovo progetto di ristrutturazione delle parrocchie dell'arcidiocesi. Scompaiono le unità pastorali e si costituiscono le comunità pastorali, le quali si estenderanno progressivamente a tutta la diocesi fino a raggiungere un massimo di 13 con 10.000 abitanti ciascuna. Inoltre avranno un moderatore che sarà indicato dall'arcivescovo. La comunità pastorale dovrà dotarsi di personale proprio e dovranno indicare dei laici per i quali si potrà organizzare un corso di formazione diocesano. Monsignor Salvucci l'aveva annunciato qualche giorno fa e così è stato. Le celebrazioni del patrono San Terenzio hanno tenuto a battesimo l'arrivo del suo nuovo braccio destro, al quale affidarsi per la famiglia allargata di fedeli, sacerdoti, religiosi e laici della chiesa di Pesaro riunita a quella di Urbino. Don Marco Di Giorgio domenica è ufficialmente diventato il vicario generale dell'arcidiocesi. Il passaggio del testimone con il predecessore Stefano Brizzi è avvenuto durante la solenne festività. San Terenzio coincide con l'inizio di un nuovo anno civile e pastorale, ecclesiale, il periodo in cui anche come chiesa si riparte un po' con la vita, con le attività delle comunità dopo la pausa estiva, e quindi è il periodo dove è consuetudine che avvengano anche eventuali avvicendamenti negli uffici, negli incarichi, ma tutto questo, ecco, potrebbe creare talvolta un po' di disagio, ma è rivolto al bene non solo delle persone direttamente interessate, ma al bene della comunità intera.